pomeriggio a tutti, sono Sharon Campolongo dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del professor Francesco Vetta, specialista in cardiologia e aritmologia. Parleremo quindi delle aritmie cardiache. Buon pomeriggio, professore, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione. Buon pomeriggio a lei, grazie. Allora, grazie a lei. Iniziamo subito con la prima domanda. Che cosa si intende per aritmia cardiaca? Beh, le aritmie cardiache sono varie. In ogni caso, diciamo che il termine indica un'alterazione di quello che è il normale ritmo, quindi la normale cadenza cardiaca che abbiamo fin dalla nascita, ovviamente, che rappresenta un pochettino quello che è il percorso naturale. Noi abbiamo circa 200.000 battiti ogni giorno e ovviamente quindi il cuore in modo silenzioso ci accompagna. Ci accorgiamo molto spesso di avere delle aritmie quando sentiamo, quando lo avvertiamo il cuore, cosa che ovviamente normalmente non facciamo. E quindi abbiamo alcune extrasistoli che possono essere o sopraventricolari, quando originano, come dice il nome, al di sopra i ventricoli, quindi negli atri, oppure ventricolari, quando ovviamente originano nelle camere cardiache inferiori, quindi in quelle ventricolari. Abbiamo alcune aritmie che sono ovviamente quelle più diffuse, che sono come esempio la fibrillazione atriale, che è più comune in età più avanzata ed è una situazione quasi esplosiva nel corso degli anni, dei prossimi anni, perché con il progressivo invecchiamento della popolazione avremo anche lì un notevole incremento della incidenza e prevalenza di questa patologia. Lei pensi che per quanto riguarda la fibrillazione atriale, all'inizio dell'attuale millennio la prevalenza in Italia è circa dell'1%, attualmente è diventata del 2% e si pensa che possa ulteriormente raddoppiare nei prossimi 30 anni, proprio in funzione dell'invecchiamento della popolazione. Tant'è vero che se appunto la prevalenza attualmente, come le dicevo, è del 2% nella popolazione generale, se andiamo a vedere soggetti di età superiore ai 65 anni, tende progressivamente ad aumentare, tanto che nei soggetti di età superiore ai 80 anni rappresenta quindi circa il 15%. Quindi diciamo sicuramente molto importante come prevalenza. Certo, e quali sono le aritmie cardiache più pericolose? Beh, per le aritmie cardiache più pericolose bisogna vedere quello che possa essere il rischio. Cioè, se andiamo a considerare un rischio di una morte improvvisa, allora è ovviamente sono le aritmie ventricolari quelle che risultano essere più rischiose. Mentre invece per altre aritmie, come esempio la fibrillazione atriale, abbiamo un aumentato rischio di avere delle ischemie cerebrali o ischemia in altri organi, proprio perché il cuore, in presenza di un atrio che non si contrae più regolarmente, ma appunto vermicola nella sua contrattilità, più facilmente si possono quindi venire a sviluppare dei piccoli coaguli all'interno dell'atrio, soprattutto a livello delle auricole, quindi una porzione dell'atrio, e da lì possono poi passare attraverso l'aorta alle prime arterie che incontrano, cioè le arterie che portano il sangue, le carotidi, che sono le arterie che portano il sangue al cervello e possono quindi favorire un'ischemia. Tant'è vero che il rischio di ictus è 5 volte maggiore rispetto a quello della popolazione normale. Quindi sicuramente abbiamo una serie di rischi, quindi non dobbiamo prendere in considerazione soltanto il rischio di morte improvvisa. Però ovviamente bisogna quindi cercare di intervenire preventivamente nel caso della fibrillazione atriale. Una prevenzione primaria è rappresentata dalla cura delle patologie predisponenti, la cardiopatia ischemica, la cardiopatia ipertensiva, cardiopatie valvolari e una prevenzione secondaria che appunto in caso di presenza di fibrillazione atriale la possibilità di fare appunto ove indicato una terapia anticoagulante che riduce il rischio di queste ischemie cerebrali di circa il 67%. Quindi ovviamente abbiamo un netto vantaggio nell'impiego di queste terapie. Peraltro
Un altro aspetto molto importante nell'ambito della cura di queste aritmie è rappresentato ovviamente da una terapia farmacologica, ma molto spesso da una terapia che sempre di più è ibrida, ovvero sia una terapia in cui si associa una terapia farmacologica ad una non farmacologica che si basa su tecniche invasive, uno studio elettrofisiologico endocavitario volto alla ablazione di queste aritmie, soprattutto nel caso della fibrillazione atriale, trova indicazione e trova indicazione appunto una terapia ibrida che può essere volta o alla completa abolizione della fibrillazione atriale oppure a una riduzione del numero e della durata degli episodi che permettano quindi in ogni caso di migliorare la qualità di vita del paziente. Peraltro ci sono anche degli studi molto interessanti che si sono sviluppati negli ultimi anni che dimostrano un'associazione tra fibrillazione atriale, quindi numero di episodi di fibrillazione atriale, durata di questi episodi e deterioramento cognitivo nei soggetti ad età avanzata. Quindi abbiamo sicuramente un aspetto multidisciplinare che è associato al cuore per quanto riguarda anche la possibilità di coinvolgimento degli altri organi. Quindi dobbiamo cercare di svolgere sicuramente un'azione preventiva da questo punto di vista. Certo, e quali sono le cause o i fattori di rischio delle aritmie cardiache? Beh, per quanto riguarda la fibrillazione atriale, già le ho citate, diciamo che per quanto riguarda invece il versante delle aritmie ventricolari, sicuramente abbiamo due determinanti più importanti, che sono rappresentate dalla cardiopatia ischemica, che nell'80% dei casi è la causa di una morte cardiaca improvvisa, con la genesi quindi di queste aritmie ventricolari che vengono a determinare evolvere una fibrillazione ventricolare, quindi nella morte del paziente. D'altra parte, per le classi età più giovani dobbiamo prendere in considerazione invece la presenza di alterazioni congenite dei canali ionici transmembrana che possono quindi venire a favorire la comparsa di alterazioni elettriche e quindi determinare la morte improvvisa dei soggetti. Noi sappiamo bene, soprattutto in Asia, ma anche purtroppo in tutto il mondo, è presente quella patologia che viene ad essere definita come morte improvvisa dell'infante, perché ovviamente non è associata, come si pensava un tempo, a rigurgiti, ma è associata propriamente ad alterazioni elettriche del cuore che possono determinare delle aritmie ventricolari maggiori. Quindi bisogna andare a cercare. È opportuno fin dalla nascita, come viene comunemente fatto, fare valutazioni elettrocardiografiche per andare a cercare queste alterazioni che possono essere messe in evidenza, non sempre, ovviamente, soltanto con un elettrocardiogramma, ma ovviamente poi la storia clinica familiare è importante perché ovviamente si possa venire a fare anche qui una valutazione preventiva importante. Che possa essere di aiuto ovviamente a queste persone. Certo, e come si manifestano tali patologie? Come ci si accorge appunto? Beh, le sensazioni le abbiamo descritte in precedenza, possiamo avere delle sensazioni quanto mai varie, quindi avere come sensazione di diciamo il sfarfallio nel petto, così molto spesso viene essere descritta la presenza di queste aritmie semplici. Nelle aritmie più complesse, quando abbiamo delle tachicardie protratte, ovviamente uno degli eventi più drammatici è rappresentato dal sincopo oppure proprio dall'arresto cardiaco. Ed è importante quindi fare un discorso di prevenzione, la prevenzione che va fatta peraltro anche nei ragazzi che devono affrontare un'attività fisica, quindi fare l'elettrocardiogramma a tutti quanti i soggetti. Questi sono ovviamente aspetti molto importanti. Le dirò di più, anche adesso dopo il Covid è fondamentale per ripristinare una dovuta attività fisica, perché ovviamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ricorda che dobbiamo fare un'attività fisica di perlomeno 40-50 minuti 4-5 volte a settimana per avere una buona qualità di vita. Questa è la base essenziale.
Però per fare questo dobbiamo controllarci. Nel corso degli anni ci sono stati, soprattutto per quanto riguarda gli atleti, una progressiva riduzione di quello che è il numero degli episodi di morte improvvisa, proprio perché c'è stata una capillare attenzione a uno studio elettrocardiografico di questi soggetti. Adesso dobbiamo prendere spunto proprio da quanto è successo in precedenza, perché il Covid direttamente o anche indirettamente, in alcuni casi attraverso i vaccini, può aver determinato piccoli miocarditi che possono determinare rischi aritmici maggiori, soprattutto in condizioni di stress. Quindi è fondamentale andare a fare una visita medica prima di riprendere un'attività sportiva, ma dirò di più, non solo una visita medica, ma anche una visita cardiologica con elettrocardiogramma, test provocativi, quindi un test d'asforzo per andare a valutare bene quali possono essere degli stimoli irritativi che durante una situazione di stress fisico possono emergere improvvisamente. Quindi sicuramente il discorso è quello di un'attenzione che bisogna dare alle aritmie per garantire quello che è ovviamente un percorso di salute per tutti quanti noi. Certamente. E professore, già prima ci ha, diciamo, accennato un po' dei trattamenti che vengono impiegati in questi casi, quante sono efficaci, se ci sono dei rischi o delle complicanze, appunto. Beh, per quanto riguarda la questione dei rischi dei trattamenti, ogni trattamento farmacologico va ovviamente autocontrollato perché può avere effetti benefici che superano di gran lunga eventuali effetti autocollaterali, però bisogna controllarli, per cui quando si avvia un percorso con un paziente bisogna ricordare al paziente di fare dei controlli. D'altra parte, per quanto riguarda situazioni più gravi, dobbiamo fare ricorso invece a procedure differenti. Nel caso delle tachiaritmie, proprio per prevenire la morte improvvisa, abbiamo soggetti che sono maggiormente esposti, soggetti post-infartuati principalmente, quindi a seguito di un infarto miocardico, ma non soltanto questi, che possono avere una frazione di eiezione, cioè una capacità di pompa del cuore molto compromessa. In questi casi il rischio di morte improvvisa è superiore. Quindi in questi pazienti l'impiego di un defibrillatore impiantabile possa essere appunto impiantato all'interno del cuore oppure sottocutaneo, bene, può veramente, e anzi lo fa, salva veramente parecchie vite. E quindi su questo bisogna fare attenzione. L'altro versante delle aritmie è rappresentato invece dalle bradiaritmie, cioè quando il cuore batte molto lentamente. Non sempre questo, per fortuna, rappresenta una situazione di rischio, perché anche gli atleti possono presentare una frequenza cardiaca molto bassa. Lei sa sicuramente che nell'ambito del mondo animale sono soprattutto gli animali che hanno un battito più lento, quelli che vivono di più. In questo caso dobbiamo garantire ovviamente la sopravvivenza, ma certo quando c'è un eccesso di battito lento o per disturbi diciamo, della centralina elettrica del cuore o dei sistemi di conduzione, quindi si possono venire a sviluppare diciamo, blocchi atrioventricolari, nel senso la presenza di alcuni battiti che nascono dalla centralina elettrica del cuore che non raggiungono i ventricoli. Ebbene, in questi casi può essere opportuno indicato l'impianto di un pacemaker. Anche qua, per fortuna, attualmente sono tecniche oramai consolidate in cui i rischi sono molto bassi, ma anche le procedure sono ovviamente di modesta durata, perché durano 30-40 minuti, e quindi ovviamente veramente si riesce a garantire un aumento della durata di vita, ma soprattutto anche un'ottima qualità di vita a questi pazienti. Quindi assolutamente è da prendere in considerazione quando sia necessario, non bisogna avere timore di procedure oramai assolutamente consolidate. Perfetto, grazie mille professore. Vuole aggiungere qualcos'altro? No, io direi semplicemente che è importante, se mi consente, appunto, sottolineare l'opportunità di una prevenzione. La prevenzione inizia molto presto, nel corso anche delle aritmie. Insisto sul fatto di dover curare bene situazioni predisponenti, ad esempio l'ipertensione,
venire a controllare o del colesterolo, eliminare o del fumo, avere sempre un'alimentazione ovodosana, ricca di fibre, avere anche una moderata attività fisica, previo controllo ovviamente, e questo sono quelli che sono i percorsi di salubrità che fino adesso ci hanno garantito un progressivo invecchiamento, quindi un'età media nettamente maggiore rispetto a quella dei nostri nonni, e su quello dobbiamo cercare di incidere, perché ovviamente, come dicono i saggi, dobbiamo continuare non soltanto ad aumentare la durata della vita, ma soprattutto garantire quello che adesso è poco presente, ovvero sia una buona qualità di vita anche nelle età più avanzate. Perfetto, grazie mille. Approfitto per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere un consulto tramite il servizio di telemedicina o una visita presenziale con il professor Francesco Vetta attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma Top Doctors. Grazie mille, professore. Grazie a lei.